atleta molto brava, campionessa del mondo nel 1993, Tania Dumnikov, che è stata la prima grande atleta ciclista nel campo. Rimane il fatto che la medaglia della Münter è assolutamente storica, parliamo di oro, è il primo oro conquistato da questa enorme nazione, il Canada, all'estensione come territorio più grande del mondo, dunque grazie ad una 38enne il Canada sentirà diffondere il proprio inno nazionale qui ad Atene, René Wolf contro Gagné. Siamo passati agli uomini, medaglia di bronzo in palio, Wolf 1-0, prima manche al tedesco, Gagné più esperto, più medagliato, ma forse anche per lui vale il discorso di Anna Mears, in quest'ultima giornata di gare sta trovando quella brillantezza che aveva evidenziato i primi giorni. Gagné che cerca di rimontare, cercherà di vincere questa seconda prova, Gagné che al termine di questi giochi olimpici se ne tornerà in Nuova Caledonia e chiuderà con il ciclismo professionistico. Ha 31 anni Gagné, mentre per le posizioni di rincalzo Edgar, il britannico, è arrivato quinto, Ford sesto, Zielinski settimo, Burguin, l'altro francese, ottavo. Prova all'esterno Wolf, sembra incapace di reagire Gagné, manca ancora un giro. È partito da lontano Wolf, la progressione di Gagné che quando è in forma ce l'ha ed è bellissima, non ce la fa più, è proprio come Anna Mears, è arrivato in fondo senza energie. Dunque Germania per il bronzo, i tedeschi avevano già conquistato una medaglia di bronzo il primo giorno con Stefan Nimke nei 1000 metri uomini, grossa delusione invece per il quartetto tedesco che non è andato oltre la quarta piazza, loro che erano campioni olimpici uscenti. Il bronzo anche per Guido Fulst, quindi per la Germania 3 medaglie di bronzo. Tutto sommato una spedizione discreta, questo in campo maschile, la velocità olimpica con Fiedler, Nimke e Wolf ha regalato l'oro ai tedeschi, quindi con 3 medaglie di bronzo e una d'oro, anche se c'è stata la delusione nell'inseguimento, può parlare di spedizione discreta se non buona per la Germania. A Sydney hanno fatto molto meglio, ma non possono lamentarsi, perché quando si riesce a vincere una medaglia d'oro, 3 medaglie di bronzo,